immaginati se ti mandano via così, dove vai a finire? Dove? No, no, non è possibile. Non è possibile. Gli italiani le case non le danno più. Qui come si libera un appartamento? Noi abbiamo il mondo qui, cinesi, africani, filippini, di tutte le razze. Sono dati allarmanti, 14.000 famiglie con sfratto in esecuzione solo a Milano e per cui è stata persino richiesta la forza pubblica. In questo momento a Milano ci sono qualcosa come 270 famiglie sfrattate, già sfrattate, messe in mezzo alla strada, che hanno già in mano un foglietto che dice che hanno l'assegnazione di un alloggio, quindi che hanno un alloggio sulla carta ma che non gli è stato assolutamente offerto. Franco ha 64 anni, ex manager, 3 anni fa perde il lavoro, ora è sotto sfratto per morosità incolpevole. Tra un mese esattamente non avrò un posto in cui andare perché l'edilizia pubblica milanese non riesce a darmi appartamento, io peraltro ho anche un'invalidità civile al 100%. E paradossalmente ho chiesto in una prima battuta una graduatoria che riconoscesse anche la mia difficoltà con barriere architettoniche e la prima risposta del comune è stata che il comune non ha appartamenti adeguati a chi ha, e quindi ha respinto la mia domanda, l'ha saltata a priori. Questa è la lettera che arriva a tutti, è arrivata a tutti gli inquilini, tra tutte le famiglie che hanno presentato un'istanza di assegnazione dal mese di aprile in avanti, ma oltre al danno alla beffa, perché poi è arrivata una lettera anche dell'assessore al comune Milano che diceva: ma non preoccupatevi perché siete sempre nei nostri cuori, quindi troveremo una soluzione. Il paradosso è che a Milano ci sarebbero 10.000 alloggi popolari vuoti. Purtroppo dove essere sfrattato il 9-11 novembre, da 3 anni che ho fatto la domanda del casa popolare, ho un'invalidità del 70%, ho una figlia minorenne, il comune mi ha risposto che non hanno più case. Intanto sui lavori di ristrutturazione è scoppiato l'ultimo scandalo. 5 le persone arrestate, fra cui 2 dipendenti del comune di Milano. La magistratura sta indagando su un giro di tangenti e su oltre 30 lingotti d'oro trovati in casa di uno di loro. Non ci sono alloggi, eppure siamo al primo piano di una palazzina Aller, 2 appartamenti, entrambi bloccati. Secondo piano, stessa scena, 2 appartamenti, entrambi blindati.